su Rai Premium ieri sera c'era un film sul maestro Manzi, famoso perché della sua trasmissione che dal 1960 al 68, chiamata Non è mai troppo tardi, ha avuto un successo grandissimo, tra l'altro è stata poi copiata in 72 paesi del mondo, ha aiutato quasi 1,5 milioni di italiani a prendere la licenza elementare. Ha pubblicato anche diversi libri, tra cui interessante uno che poi è diventato una serie televisiva, Orzo Way, e purtroppo ha avuto delle grosse difficoltà con quelli che si ritenevano maestri buoni, e soprattutto col ministero. Ancora nel 1981, di fronte al rifiuto del ministero di introdurre le schede di valutazione, lui si rifiutò e la sua disobbedienza gli costò la sospensione dall'insegnamento e dalla paga, dallo stipendio. Ma ci sono stati anche altri maestri buoni, potremmo dire, è stata Maria Montessori, mancata morta il 6 maggio del 52, un'educatrice, pedagogista, filosofo, medico, e con il suo metodo Montessori che è ancora adesso valido, Don Lorenzo Milani, con il suo libro Prima esperienze pastorali, bollato dal Sant'Ufficio e pubblicato solo 56 anni dopo. Ma famosa è la sua lettera alla professoressa, scritta da lui e che è ancora valida adesso, anche è un punto di riferimento. L'altro maestro, Mario Lodi, morto proprio il 17 febbraio, nato il 17 febbraio del 1922, quindi sono 100 anni fa, un grande pedagogista, e attraverso insegnò ai bambini un impegno concreto e quotidiano nella scuola. Ecco, ci sono sempre stati nel mondo cattivi e buoni maestri, e anche così era il tempo di Gesù. Ci sono coloro che insegnano la via di Dio, erano i dottori della legge, i scribi, i farisei, ed erano chiamati maestri dal popolo, cioè i rabbì. Ma Gesù usa questo termine solo rivolto a lui. È interessante come nei Vangeli, qualcuno l'ha contato, si ripete per 48 volte. Ma Gesù è un maestro diverso dagli altri, originale. Parla e si comporta diversamente dagli altri, cioè non tiene la sua lezione in un luogo, una scuola, ma lungo la strada. Non esige uno stipendio, un compenso dai suoi uditori, non riserva il suo insegnamento a un'elite di intellettuali, la figlia della gente importante, ma si rivolge ai poveri, a coloro che sono disprezzati, e chiedendo proprio che di fare un cammino. E pensare che nel libro del Siracide si dice: come può diventare saggio colui che maneggia l'aratro, si vanta di brandire il pungolo e parla solo di vitelli? È un maestro, Gesù, un maestro libero, libero dai potenti, libero dalla gente, dal modo di dire, libero anche dal modo di parlare, mentre i rabbini appoggiavano la loro autorità sulla Torah, sulla legge. Gesù invece dice, gli è stato detto, ma io vi dico. Ecco, però nel Vangelo Gesù non chiama mai gli apostoli maestri, li chiama sempre discepoli, e questo è un qualcosa di particolare da tenere presente. Nel Vangelo delle ultime domeniche, in queste domeniche abbiamo letto quello che viene chiamato il discorso della pianura, cioè Gesù che discende dal monte, e abbiamo ascoltato le beatitudini di San Luca, le quattro beatitudini e i quattro guai, dove lui da una parte considera beati, felici i poveri, gli affamati, quelli che piangono, i perseguitati, ma anche sconfessa le persone che si ritengono già sazi, i ricchi e quelli che godono della vita. Ma anche domenica scorsa ci ha ricordato veramente di rispondere alla violenza con l'amore, e oggi cerca proprio di aiutarci a capire veramente qual è il criterio per distinguere il messaggio vero dai maestri veri. Perché
quando San Luca scrive questo Vangelo, siamo dopo il 70 d.C., la comunità cristiana era già avviata, ma c'erano anche dei momenti, gente che si riteneva maestro, ma non erano tali, non insegnavano le cose che dovevano insegnare secondo il Vangelo. Avevano già cominciato ad addolcire un po' il messaggio del Vangelo con tutta la sua forza, la sua capacità di rompere gli schemi normali. Pensiamo anche noi, che appunto diciamo sì, Gesù dice di perdonare, ma fino a un certo punto. Non siamo così ingenui e sprovveduti, diciamo noi. O chi insegna ai figli ad essere generosi e non competere, ma poi però si dice buono sì, ma scemo no. Ecco, anche noi cristiani forse ci sentiamo un po' questi falsi maestri. E allora, per non perdere veramente il messaggio di Gesù, abbiamo bisogno di capire quello che veramente, e non dimenticare quello che Gesù ci dice. Secondo la tradizione antica, dal tempo di Gesù, gli ebrei e soprattutto gli albini erano coloro che vedevano, cioè coloro che sapevano guidare, e i ciechi erano invece i pagani, che dovevano essere illuminati e guidati. Per quello Gesù cita il proverbio: un cieco non può guidare un altro cieco. Ecco, noi a volte siamo guide cieche. I destinatari, come ho già detto all'inizio, non sono gli altri. Gesù nel Vangelo di oggi, come nei Vangeli passati, non parla ai non cristiani, ai non discepoli, ma parla realmente a voi che ascoltate, e si rivolge ai discepoli, quindi si rivolge a noi. Noi siamo abituati forse a fare la predica per gli altri, no? A cominciare da me, ma cioè, quello che ascoltiamo va bene per il mio vicino, per quelli che lavorano con noi o quelli che magari non vengono in chiesa. Invece Gesù parla per noi che siamo qui in chiesa, per noi che ci diciamo cristiani. Nel primo, proprio ritornando al discorso del vedere o non vedere, i primi cristiani all'inizio della chiesa erano chiamati gli illuminati, coloro che venivano illuminati dallo Spirito, cioè coloro che vedevano bene e sapevano quindi anche aiutare gli altri a camminare sulla strada giusta, illuminati dalla luce dello Spirito. Ma questo non sempre accadde. E allora i falsi ragionamenti, come dicevo, anche del buon senso umano, non sono solo di oggi, ma sono anche di ieri e anche ai tempi di San Luca, cioè tra i primi cristiani. Cioè, anche lì c'erano dei falsi maestri che credevano di dire delle cose nel nome di Gesù, ma in realtà non insegnavano quello che aveva insegnato Gesù. Quello magari di sostituirsi come maestri. Anche lì c'erano già alcuni che volevano titoli, onori, e ciò che Gesù non ha mai voluto, oppure sostituivano le convinzioni, i propri progetti col loro pensiero a quello di Gesù. E i falsi maestri c'erano allora, ma ci sono anche adesso, e non è facile distinguere questi falsi maestri dai veri maestri. Allora Gesù porta veramente un criterio, è il criterio quello degli alberi. È interessante come Gesù porta questo criterio, che è il criterio di distinguere i buoni dai cattivi maestri, anche se Gesù non parla di cattivi alberi, parla di alberi malati. E dice, è il frutto, qual è il frutto del loro impegno, di questi maestri che insegnano? E il frutto è buono se il maestro è buono, se ci sono dei buoni fedeli, e perché ci sono anche dei buoni maestri, lo diceva anche Sant'Agostino, adesso mi è venuto in mente, lo cito a memoria, ma ci sono dei buoni cristiani perché ci sono anche dei buoni pastori, diceva già Sant'Agostino. E Gesù che dice: l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla della pienezza del cuore. Quindi l'albero, e siamo noi, possiamo essere un albero cattivo oppure un albero guasto. Non dice un albero buono. Gesù non parla di cattivo, parla di albero guasto, nel senso che ci dà la possibilità di cambiare. Tutti hanno la possibilità, ciò che non accade in natura, ma noi sì, possiamo diventare un albero guasto, malato,
a un albero buono, anche frutti buoni, e il frutto buono sono quelli dell'amore, della misericordia, del perdono, proprio quello che Gesù ha sempre detto e insegnato. Anche nella prima lettura del libro del Siracide di Ben Sirà, la sua opera è giunta a noi nel 132 a.C., scritta da un suo nipote, che presenta come noi dobbiamo vagliare, come al vaglio si pulisce il grano, dobbiamo vagliare e riflettere su quello che sono i difetti, i nostri, non quelli degli altri, ma i nostri. E quello che poi dice Gesù, che lascia che ti tolga la pagliuzza, mentre dentro di te c'è una trave, possiamo dire un tronco, qualcosa che... Allora dobbiamo prima cercare di aiutarci a vedere dentro di noi questi sono i nostri difetti, e noi siamo sempre pronti a guardare il male che è negli altri, ma non vediamo quello che è dentro di noi. Il libro del Siracide ci aiuta ancora proprio a guardare a qualcosa di importante: qual è il frutto? È la parola. La parola rivela il sentimento dell'uomo, dice il libro del Siracide. E Gesù dice: ognuno che sia ben preparato sarà come il maestro. Ognuno che sa veramente qual è la parola di Dio, cioè la conosce e la mette in pratica, sarà come il maestro. E questo è un aspetto positivo, di speranza. Non è solo una critica ai noi, ai nostri difetti, ai nostri problemi, o crederci chissà chi. Tutti noi possiamo camminare, tutti noi possiamo cambiare. Anche noi che possiamo essere degli alberi malati, cattivi, possiamo diventare alberi buoni. E allora Gesù ci insegna a vedere, a guardare anche al di là delle apparenze, anche al di là delle divisioni, e a cercare veramente quello che è bello, quello che è buono. E San Paolo ci diceva: esaminate tutto, tenete ciò che è buono. E vorrei terminare solo con un piccolo accenno, che non si tratta solo di avere gli occhi, ed è una grande dono avere gli occhi e aver la vista, però c'è anche un altro modo di vedere, che è il modo di vedere con il cuore. E se voi andate a leggere il dialogo tra il piccolo principe e la volpe, quando a un certo punto parlano di amicizia, ma lo dice in modo diverso, parla di addomesticare, vuol dire poco per volta mi avvicino a te. E poi quando si lasciano, il piccolo principe dice, e la volpe dice al piccolo principe: addio, ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. E allora aiutiamoci l'un l'altro a vedere non solo con gli occhi ma col cuore, e ad essere tutti gli altri, noi sempre discepoli, e l'unico maestro è Gesù Cristo.